Bentornati sul mio canale. Allora, oggi secondo appuntamento a tema K-beauty, questa volta anche con qualche pezzo di make-up. E ho pensato di parlarvi dei prodotti che sono 10 se non sbaglio, o 11, non ho perso il conto, che secondo me ad oggi sono i migliori prodotti K-beauty che io abbia mai provato. Ringrazio tantissimo Stylevana per collaborare con me a questo video e cominciamo perché sono molto emozionata. Prima di tutto abbiamo una bellissima promo, come sempre un'affiliata, ve la dico subito e la leggo per dirvela correttamente. Dunque, ci è stato dato un codice sconto che è INF10GCOVA, ve lo scrivo anche qua, tutto attaccato e tutto maiuscolo, e ci dà questa dinamica di sconto. Dunque, 12% sul totale dell'ordine o 22% se l'ordine è più alto di 38 euro. Ma dopo 2 settimane avremo il 10% sul totale dell'ordine o il 15% se la spesa supera i 48 euro. Quindi è un'ottima occasione per fare scorta o provare nuovi prodotti di K-Beauty che ci piacciono tantissimo. Allora, dico la verità, per me è stato molto difficile selezionare perché ce ne sono tanti che mi piacciono, ragazzi, Stylevana, cioè, hanno tutto, tutti i marchi più importanti, tutto, cioè è il... Non avete idea, cioè, Stylevana veramente. Se amate il K-Beauty, andate sul sito e non uscite più. Continuate ad aggiungere al carrello, una cosa incredibile. Però ho pensato proprio di selezionare proprio ciò che io adoro, adoro, adoro e adoro. Questa è la verità. Dunque, ne manca uno. Torno subito. Avevo scordato il mio SPF perché era in bagno, perché l'ho messo prima. Allora direi di partire da lui. Mary e May, sapete che è un marchio che io apprezzo veramente in modo formule bellissime, ricerca fantastica. Questo prodotto che sono stata matta a cercarlo, cosa sai, 7 mesi fa perché era introvabile, super virale, è il Vegan Peptide Bakuchiol Sun Stick. È un SPF 50 ad ampio spettro con l'1% di Bakuchiol e 25 tipi di peptidi diversi, ok? Tra l'altro, stavo controllando per darvi informazioni giuste. Perché Mary & May è un marchio proprio super clean, cruelty free, veramente un bel marchio, ovviamente coreano, tutti i prodotti sono K-beauty. La cosa che io amo tantissimo di questo stick è che fa zero scia bianca, zero residuato di colore e avendo questo finish quasi poudré, sta benissimo sotto il make-up. Se vogliamo un SPF che veramente non dia fastidio al make-up, non sbianchi, sembra quasi di usare un primer setificante e un SPF 2 in 1. Mi ricorda vagamente uno stick di cui vi ho parlato di primer. Ottimo, eccezionale. Io lo trovo eccezionale. E rimanendo da Mary e May, Mary e May mi piacciono tantissime cose, ne ho selezionate 3. Di queste vi ho già parlato, sono eccezionali. Queste sono le Collagen Peptide Vital Mask, sono 30 pezzi all'interno, collagene e Six Peptide Complex. Ora, queste se non sbaglio, vediamo. Sì, hanno il profumo, ma molti prodotti del marchio, tra l'altro, non contengono profumo, ma io poi nelle maschere non ci faccio granché caso. Inci incredibile. Collagene idrolizzato, allantoina, adenosine. Poi abbiamo varie forme di collagene, tra cui collagen extract, soluble collagen e un blend di peptidi, tra cui il mio adorato Copper 3 Peptide 1, un peptide che è un ingrediente molto costoso, anti-aging e super antiossidante. Acetilhexapeptide 9, l'hexapeptide 11, il palmitol 3 Peptide 4, il tripeptide 1. Questa è veramente una maschera in vello, super anti-aging, rimpolpante, liftante. Ottima, eccezionale, ve ne ho già parlato, non è una novità, eccezionale. Poi, sempre di Mary & May, un prodotto che io questo scoprì grazie ai social, perché lo vedevo, insomma, alla fine l'ho voluto, eccezionale, questo è il mio secondo boccetto, l'altro lo vedrete nei prodotti finiti. Questa è la Vegan Blackberry Complex Cream Essence. Perché si chiama cream? L'ho usata prima e non si è ancora ridivisa, ma in realtà è bifasica, va shakerata prima dell'utilizzo ed è un latte sottile,
voluttuoso, morbido, lascia la pelle super idratata, super glossata, è bellissima. L'ingrediente chiave di questo prodotto meraviglioso, tra l'altro è vetro pesante, proprio luxury come prodotto, è il blackberry complex, che è un super super antiossidante. Abbiamo anche jojoba seed oil, che aiuta proprio, è un olio a bassissima densità che dà questo glossiness alla pelle senza ungere per niente. Poi abbiamo abbiamo appunto jojoba seed oil, abbiamo blackberry, abbiamo la centella, io adoro la centella, oltre ad essere un lenitivo, antirossore, stimola anche la produzione endogena di collagene, abbiamo l'estratto di fico, un sacco di estratti idrolizzati, varie forme di acido ialuronico, e ceramidi, vitamina E, questa è la essence, e questo cream to essence bifasico è fantastico, glossa la pelle, la idrata, è un prodotto eccezionale. Non per niente l'ho finito e ricomprato nel tempo, perché è veramente un prodotto meraviglioso. Poi, citando anche qualcosa di make-up, lo sapete, li amo alla follia, assolutamente, i Romand Glasting Melting Balm. Adoro. Alla fine, dopo varie valutazioni, ho deciso che il mio colore preferito è lo 05. È quello che ho su in questo momento. Diciamo, sai che è un po' esagerato con l'overlining oggi. Sono proprio dei balm gloss stick. Voi li applicate, sono lucidissimi, glossati, idratanti e meravigliosi. Questo colore, secondo me, è tipo il nude perfetto. Io amo questi prodotti alla follia, li avete visti anche nei miei top dell'anno. Ve li consiglio da tutti i giorni, proprio anche in borsetta. Sono incredibili, super idratanti, rimpolpanti, questo colore stratificabile, stupendi, meravigliosi. Poi, un altro prodotto di make-up, qui ho scelto un colore abbastanza randomico perché mi piacciono tutti, veramente tutti, anche di questi vi ho parlato ormai un paio d'anni fa, forse anche tre. Sono i 3CE Style Nada Blush. E questo è il colore Delectable, che è bellissimo. Sono blush matte, molto setosi, molto sottili, e questo colore è bellissimo perché è un rosa chiaro ma stratificabile, che fa proprio quell'effetto innocenza, quel blush rosa baby, è bellissimo. Così sembra molto chiaro, però una volta applicato sulla pelle vedete che acquisisce colore e sostanza, è un rosa bellissimo, è bellissimo il pesca, è bellissimo il nude. Questi blush sono molto sottili, molto leviganti, lo sapete, ve ne ho parlato, sono bellissimi. Anche il packaging soft touch gommato, noi adoriamo. Credetemi che selezionarne solo 10-11 ho fatto veramente fatica. Poi, in questo video non può non esserci, lo sapete tutti, il Rice Toner di I'm From, di questo prodotto, ma vi ho fatto una testa così non mi sopporterete più. Anche questo è bifasico, ma è un tonico, ok? Si shaker così, è un tonico lattiginoso, estremamente illuminante, idratante, illuminante. Ora, altro. Questo prodotto è tutto in coreano, benissimo, ok? Allora, utilizza riso che viene dall'isola di Jeju, che avrò detto malissimo, ma non facciamoci caso, ok? E utilizza rice extract e rice bran extract, che dà questo effetto estremamente emolliente, illuminante alla pelle. Combo bellissima. Poi, e tra l'altro la base è già riso extract al 77.78%, non c'è neanche l'acqua, questo è un concentrato di principio attivo e noi adoriamo. Poi abbiamo l'estratto di portulaca, abbiamo appunto varie forme di riso, vari estratti, abbiamo le adenosine, e la cosa bella di questo prodotto a mio avviso è proprio questo effetto glossato e emolliente che lascia alla pelle. Ottimo, ottimo, ottimo prodotto da anni che ve ne parlo, quindi insomma non vi dico niente di nuovo. Poi, come non parlarvi di un altro prodotto di cui vi ho già parlato, ma che amo follemente, ed è un prodotto che io abbino con grande facilità ai miei sieri, è di Aru Aru Wonder, ed è la Black Rice Hyaluronic Cream Unscented. Io uso la versione senza profumo. Questa è una crema, dov'è? Che contiene estratto di riso nero fermentato e un blend di estratti fermentati, tra cui anche bamboo shoot bark, che non so che cosa sia. Comunque la cosa bella è che dice che è super idratante e un boost di antiossidanti per la pelle. Ora, abbiamo anche acido ialuronico, abbiamo il ginseng, che è un energizzante per la pelle fantastico, abbiamo vari estratti che io non so neanche pronunciare, quindi
ve li risparmio. Abbiamo l'olio di enotera e appunto gli estratti citati prima. È una crema, un'emulsione piuttosto soda, ok? Sembra quasi jelly quando la prelevi, ma poi in realtà lavorandola sulla pelle senti l'idratazione che serve ed ha una formula che è veramente abbinabile anche a retinoli, approcci multipeptidici, perché non ha niente che possa cozzare. Ottimo, ottimo prodotto, proprio bella sulla pelle, a me piace tantissimo e ve ne ho già parlato. Mi piace moltissimo anche il tonico di questa linea e lo sapete, però ho deciso di fare per questo video nello specifico una selezione. Poi l'altro prodotto di cui non posso non parlare, e questo secondo me è uno dei migliori prodotti worldwide nel panorama, a mio avviso, K-Beauty, perché è una cosa che noi tutti sottovalutiamo troppo ed è la barriera di difesa naturale della nostra pelle. Quando questa è compromessa ci sono un sacco di problemi, tra i quali arrossamenti, desquamazioni, invecchiamento precoce, aggressioni più facili da un punto di vista di inquinamento e sbalzi atmosferici. Cioè, la barriera della pelle deve essere intatta, e questo prodotto è di Crave Beauty, si chiama Great Barrier Relief. È un prodotto amatissimo in tutto il mondo, soprattutto anche da persone che si dedicano contenuti in modo specifico alla skincare, e questo è un siero che ripara la barriera della pelle e ha un effetto super soothing, ok? Dunque abbiamo il 10% di olio di tamanù, abbiamo niacinamide, datemi l'inci vi prego. Poi abbiamo, come sempre, ialuronico, no, come sempre, non capisco il nome degli estratti coreani, ma avete capito. Ialuronico, rosa canina, abbiamo aminoacidi, squalane, glutamine, ceramidi, sodio PCA, trealosio, l'estratto di avena, vitamina E acetata. È una formula bellissima, bellissima. Tra l'altro è un siero che, per quanto lattiginoso, in realtà applicandolo sulla pelle è idratante, è piacevole da utilizzare, e anche qui mi piace moltissimo. Ad esempio la sera volete usare un siero a retinolo, un bacucchiolo ad alto dosaggio, un complesso acido, questo la mattina, cioè, vi salva la vita. Lui SPF perfetto, prodotto eccezionale, amatissimo in tutto il mondo. E tra l'altro un prodotto che non solo lo amo moltissimo ma trovo che stia benissimo con il siero è questo prodotto, che è di The Lab e si chiama Prebiotic Sera Cream, e come dice il nome, complesso policeramidi e probiotici. A parte che trovo il packaging meraviglioso, ok? Questo è una crema viso lotion, ma anche qui non è una lotion acquosa, è una lotion, quasi una lotion balm, che sembra un controsenso, perché si scioglie sulla pelle ma ha un richness di base che a me piace molto, molto molto molto, però non unge, non è un prodotto pesante. Questo prodotto, dov'è? Lavora sia sulla barriera di difesa della pelle, sia sul riequilibrare il microbioma della pelle, e abbiamo un blend di ceramidi OP, NS, NP, AS, AP, cioè non ho mai visto così tante ceramidi in un prodotto, sostenute dalle fitosfincosine, abbiamo probiotici, abbiamo vari estratti che, ripeto quello che ho detto prima, e a me piace tantissimo perché veramente è proprio... Questi due insieme sono perfetti e la pelle cambia. Voi noterete, quando riparate la barriera della pelle, la pelle cambia, è meno reattiva, si arrossa meno, si segna meno, si scrancola meno, fa tutto meno. È fantastico questo prodotto, anche lui fantasmagorico, veramente. Poi ho scelto anche qui un colore abbastanza randomico, ma io adoro le Lip Tint Velvet di 3CE, sono bellissime. Ora, questo è un po' più rosa di come io li porto di solito, ma in realtà mi piace moltissimo, nonostante non sia il classico nocciola. Il colore è il Cashmere Nude, e queste sono proprio, sapete, le tinte labbra blur blot, tipico effetto coreano sulle labbra. Guardate la bellezza di questo colore, cioè vi prego, l'eleganza di questo colore, cioè, ok? A me piace spesso, mi piace molto anche spesso metterla col dito e poi tamponare, fare questo effetto appunto blot ed estremo, e è una roba, un velo di matita nude, questo elegante mille, ok? Sono belli tutti i colori di questa linea, in generale il marchio 3CE secondo me lavora splendidamente, fa delle cose veramente molto molto belle.
Ultimo prodotto, ma non per importanza, è un detergente. Sono molto contenta di riaverlo in casa. Questo è il Matcha Hydrating Foam Cleanser di B-Lab. Questo detergente è pazzesco. Innanzitutto potete vedere qui pezzettini di tè matcha all'interno, ma ha una texture unica. Sembra un gel super denso e mano a mano che lo emulsionate si gonfia e diventa una crema morbidissima. Pulisce la pelle alla perfezione, ma la lascia morbida, voluttuosa, setificata, zero aggredita. È proprio un detergente stupendo, a mio modestissimo avviso. Tra l'altro abbiamo appunto tè verde, ovvio, abbiamo l'estratto di centella, l'estratto di fico, la laminaria, vari estratti che non so neanche dire, ok? Poi abbiamo varie forme di tè verde, allantoina lenitiva, abbiamo il beta-glucani, abbiamo le ceramidi, lo ialuronico idrolizzato, zero profumi, è favoloso. Se cercate un detergente stupendo, provatelo perché lui è stupendo, anche lui molto amato in tutto il mondo. Bene, questa è stata la mia selezione, ma in realtà dovrei farne almeno altri due di video così, perché amo tantissimo il K-Beauty, lo sapete, cioè da sta levana trovate tutto. Ora, vi ricordo il nostro codice, come sempre un affiliato, lo rileggo perché ho sempre veramente paura di dirlo male, INF10GCOVA, INF10GCOVA, tutto attaccato e tutto maiuscolo. Trovate ovviamente tutto qua in info box. Io ringrazio tantissimo Stai Levana per aver lavorato con me a questo video, avermi dato l'opportunità di parlare dei prodotti che volevo, cosa che per me è fondamentale. E niente, vi mando un bacione grandissimo. Se il video vi è piaciuto, se vi piacciono i contenuti sui prodotti coreani, se ne volete ancora, mi raccomando, fatemelo sapere con un pollice in su e un commentino qua sotto. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Un bacione.